Cioè, allora, attenzione. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi. Oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars. Dopo che è uscito l'aggiornamento sono ovviamente arrivati i regali per le feste, la skin di Otis campione del mondo, ma soprattutto ragazzi, soprattutto i nuovi overdrive. Abbiamo quello di Corvo, abbiamo quello di Leon, abbiamo quello di Fang, abbiamo quello di Edgar e abbiamo quello di Dynamite. Poi ovviamente c'è anche la sfida, inizia lo show con appunto tutti i nuovi overdrive e ovviamente anche quello del nuovo brawler Miko, che attualmente non possiamo ancora sbloccare, che ci verrà regalato comunque grazie a questi regali delle feste. Quindi mi raccomando, entrate tutti i giorni su Brawl Stars per riscattarli e quindi poi lo andremo a sbloccare prossimamente. Detto questo ragazzi, oggi andremo a shoppare tutti gli overdrive, andremo a fare una singola partita per ogni overdrive e se questo video dovesse raggiungere almeno, vi chiedo almeno i 2000 mi piace, andrò a fare appunto lo show degli overdrive per andare comunque a sbloccare un altro nuovo overdrive. Già l'abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo visto che ci vengono regalate delle risorse, però almeno magari proviamo ad utilizzare il nuovo brawler Miko. Quindi mi raccomando un bel like per supportare Brawl Stars e poi perché comunque ridendo e scherzando stiamo andando a spendere praticamente più di 1000 gemme e magari prossimamente andrò a dedicare un intero video per ogni nuovo overdrive cash, ma dipende sempre da voi e dal supporto che mostrerete sia al video con un bel like e magari scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di ogni singolo overdrive, ma soprattutto anche utilizzando il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Grazie però di cuore a chi lo farà. Detto questo ragazzi, detto questo, allora andiamo con il buon Corvo. Partiamo proprio da lui, regà, partiamo proprio da lui. Vado proprio in ordine, da sinistra a destra, non ci possiamo assolutamente sbagliare. Allora, abbiamo ovviamente sbloccato anche tutto il resto, chiaramente, abbiamo sbloccato anche tutti gli altri oggettini. Questi sono i potenziamenti dell'overdrive di Corvo. E i pugnali lanciati da Corvo sono particolarmente taglienti e tornano indietro come boomerang. Pazzesco. Corvo con questa skin e il simbolo dell'overdrive è pazzesco. Allora, raga, io ve lo dico, sono particolarmente gasato per questo aggiornamento di Brawl Stars. Non so quanto durerà questo gasamento, tra virgolette, però ripeto, mi raccomando, supportate video con like, commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Insomma, vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare e se riusciamo a tornare su Brawl Stars a 2000. Più che altro, ragazzi, io adesso sono interessato al caricare l'overdrive. Bravissimo. Ok, siamo con un Dynamite abbastanza bravo, eh. Certo. Allora, io ti ho fatto i complimenti, ma il Griff lo stavo uccidendo io. Il Dynamite avversario stava andando a far gol. Quella ulti l'avrei utilizzata, sinceramente, sul Dynamite più che sul Griff. Poi questa è ovviamente un'altra storia, ma insomma, avete capito cosa voglio dire. Forse dovevo scegliere una mappa un po' più aperta. Ok. Almeno mi sono preso solo una carta. Oh, ma qua c'era ancora il Dynamite. Vabbè, raga, lo vado a far fuori. Ci sono morto. Speravo di non morirci e di riuscire a dittare un pochino anche il Griff. Va bene, ragazzi, va bene. Siamo a più di metà per quanto riguarda l'overdrive. Ok, raga. No, raga. Non pensavo fossero ancora qui le mine. Non pensavo! Ok. Vabbè, abbiamo segnato, importante fino a un certo punto, perché io ancora non sono arrivato a sbloccare l'overdrive. Ora sì, secondo me ora sì, ragazzi. Ora sì. Dai! Ma non riesco a sbloccarlo! Raga, l'abbiamo vinta praticamente. L'abbiamo... Cioè, no, ok, no, ancora non l'abbiamo vinta. Vabbè, raga. Non ci posso credere. Allora, io in questo momento avrei potuto tirare la palla da un'altra parte, aspettare, insomma, avrei potuto fare tante cose, però non mi sembrava giusto né per i miei compagni e sembrava una presa in giro per i miei avversari. Lo sapete, sono un giocatore troppo pulito da questo punto di vista e non riesco a mettere avanti neanche il contenuto a queste cose. Certo che Corvo lo ricarica molto lentamente l'overdrive, eh? Mamma mia, cioè ci abbiamo messo veramente un sacco, ho ricaricato almeno 2-3 volte la ulti e l'overdrive ancora non era carico. Comunque, tentiamo
una raffagemme. Tentiamo una raffagemme e vediamo un pochettino che cosa riusciamo a combinare. Lo Stu, ok, lo Stu sta giocando, perfetto. Ok, non è top anche questa mappa, devo dire la verità. Ok, l'abbiamo rallentato. Perfetto, se almeno anche lo Stu l'ha ucciso. O meglio, l'ha hittato. Vabbè, loro si sono andati giustamente a nascondere lì. Ok. Signor Stu, vabbè. Allora, almeno anche il Rigno ce lo andiamo a fare un po' così. Va bene, va bene, va bene. Tanto per me era tutta una mossa per ricaricare la ulti. Non sono troppo spaventato delle loro 5 passagemme, anche perché il Brock ha fatto una gran bella giocata, però peccato che c'è morto. Allora, lo rallentiamo, raga, perché sennò qua il Chester mi poteva far male. No, raga, 9 gemme hanno preso. Allora, fermi tutti. Allora, mi prendo le gemme. Faccio così. No, ci sono morto, raga. Però c'ho l'overdrive. Dovrei aver l'overdrive. Allora, adesso lo andiamo ad usare. Attenzione. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Lo abbiamo sciolto. C'è Corvo che scioglie il brawler avversario così, senza aiuto dei compagni. Non l'ho mai visto. Oh mio Dio. Sì, per forza, bro. Dai, per forza. Dai, dai, raga. Mannaggia. Comunque, prima se avessi capito di avere un po' più di tempo, che avevo un po' più di tempo, non avrei pushato proprio in quel modo, diciamo. Mannaggia, raga. La potevamo giocare molto meglio, sia io con l'overdrive che proprio in generale la partita. Però ci sta, ragazzi. Molto difficile però da caricare con Corvo, eh. Cioè, addirittura io sono stato il migliore in tutta la partita, nonostante abbiamo perso. Vabbè. Passiamo al regalo. Non ci stavo a pensare, giustamente, che anche il regalo dobbiamo scartare. Perfetto, l'icona giocatore, ci sta. Anche il secondo giorno? Ah no, disponibile tra 12. Infatti stavo dicendo, perché c'è questa animazione se non lo posso ancora sbloccare? La la, ragazzi, Leon, let's go, andiamo. E abbiamo anche l'overdrive di Leon. Leon rimane invisibile mentre attacca i nemici. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ritentiamo un football selvatico, ragazzi. Oddio, non ho grandi brawler su cui ricaricare la ulti, eh. Lu potrebbe essere una gran rottura di scatole. 8 bit mi può tenere a distanza. Sì, Lu c'ha pure la ulti, raga. Vabbè, ma anche ovviamente giustamente congelato. A 48 di vita l'abbiamo lasciato. Buzz non gli puoi far fa go, eh. Buzz. Beh, ok. Ah, io la ulti l'ho già caricata, ma l'overdrive è ancora un po' così. Ma loro sono proprio bloccati lì, sì. Oh mio Dio, cioè proprio bloccati lì, eh. Allora, fermi un attimo. E loro andiamo a killare un po' così. Madonna, non l'hanno fermato. Non l'hanno fermato, raga. La vedo male. Mamma mia, che bella l'animazione sta skin, ragazzi. Mamma mia, me lo son caricato. Ok. Raga, è veramente lento Corvo comunque a caricarlo. Mamma mia, ragazzi, pure lui con l'overdrive quanto è forte. Allora, attenzione. Cioè, allora, diciamo che da un certo punto di vista può quasi non aver senso. Perché? Perché comunque anche se sei invisibile stai tirando i colpi, quindi la gente lo vede dove sei. La cosa utile ovviamente è il momento in cui tu spari e non diventi visibile. Quindi diciamo che in delle azioni un po' più sneaky può aver senso. Per come l'ho usato io, assolutamente no. Quindi diciamo che in alcune situazioni può aver senso, in altre no. No, vabbè, ragazzi, ma questo si sta caricando la ulti di continuo. Cioè, Lucia di continuo la ulti. Ma chi è che si sta facendo hittare così tanto da lui da fargli ricaricare la ulti ogni mezzo secondo? Non capisco. Allora, giochiamo un attimino il clone. Tira su sta palla. Vabbè. Allora, te sei bloccato così, va bene. Ok. Ok.
Vabbè, io posso anche banalmente tenere la palla un po' così, cioè nel senso, non è che mi interessi. Io comunque addirittura adesso con Leon stavo per ricaricare di nuovo l'overdrive, eh. C'è proprio Corvo che è lento a caricarlo. Vabbè, ci sta ragazzi, anche lui tanta roba. E nuovamente i migliori siamo stati, eh. Ora ragazzi, i due brawler di cui sono più in hype, ovvero Fang ed Edgar, perché ve l'ho detto, gli overdrive secondo me per quanto riguarda i tank hanno un passo in più. Allora, abbatti i muri lasciandosi dietro una scia di popcorn esplosivi. Lui ragazzi con l'overdrive ha una bella abilità. Ora vi dico la verità, non ho seguito troppo i bilanciamenti. Di solito li leggo, ma stavolta sono stato troppo in hype per gli overdrive, quindi non ci ho pensato. Però comunque Fang ragazzi era un signor brawler, anzi molto molto forte. Quindi vediamo se innanzitutto è ancora in meta, se già non lo era prima, e soprattutto cerchiamo di capire se veramente questo overdrive gli dà quel qualcosa in più. Ma ho veramente paura di sì, eh. Ho veramente tanta paura di sì, ragazzi. Bro, ok. Portami nel tuo mondo. Oddio, Charlie, raga, non l'avevo vista. Charlie tra gli avversari, dobbiamo stare molto attenti. No, raga, mi dovevo seguire i bilanciamenti. Ora che ci penso non ci sto capendo nulla. Nel senso, non so se Charlie effettivamente ancora è devastante. Ma penso di sì. Allora, prendi sta palla. No, tira. Bombardì. Si è impanicato bombardino. Ma allora perché avevi preso la palla? Cioè, il bombardino aveva preso tutto gasato la palla per poi impanicarsi lì così. Vai, vai, vai. No, non credo riesca a bloccarlo. Vabbè, però almeno abbiamo caricato la ulti. Raga, loro ci zonano proprio. Loro, raga, ci zonano. Ma come m'ha preso? Ma come m'ha preso? Oh mio Dio. Raga, devo ricaricare la vita. Allora, no. Capirai. Sì, mi sa che Charlie è rimasta un attimino devastante, eh. Mi sa proprio di sì. Comunque pensavo di poter dire più la mia con questa mappa con Fang. Invece sto avendo proprio fatica. Allora. M'ha bozzolato. No, raga. Ditemi non stanno a segnare. Mamma mia, con 12 di vita mesi. Mamma mia, raga. Charlie non solo è forte come brawler, ma anche questo mi sembra abbastanza bravo ad utilizzarla. Ok, c'ho l'overdrive, raga, però il problema è che non ho la ulti. Raga. Cioè, nel senso. Raga, nel senso. Mi ha passato la palla ogni mezzo secondo. Come faceva a passarmi la palla così velocemente? Non facevo in tempo a dargliela, a darle il colpo che già mi aveva ripassato la palla. Maledizione. Dai, guarda, si è pure ricaricata l'overdrive. Non ci posso credere. Che schifo sta partita, raga. Ok, ragazzi, ci riproviamo. Forse riusciamo a caricarci la ulti un po' più rapidamente in questa partita. Prima abbiamo avuto un po' un matchmaking tosto da gestire da questo punto di vista, eh. Ok, va bene. Ragazzi. Ok, va bene. Guardali come rimangono alti. Ok. Però l'abbiamo quasi, eh. Io ve l'ho detto che è stato un po' il matchmaking di prima. Sì, vabbè, però il Mortis sta a fare un po' quello che vuole, eh. Ok, c'ho l'overdrive. Va bene anche se chi mi ha sprecato la ulti? Mi ha sprecato la ulti, mi ha schilcato? No, ok, meno male. Attenzione. Mamma mia, regà. Mamma mia. Madre mia, mi sono fatto full team. Ma che stai dicendo? Vabbè, adesso anche senza overdrive me ne sono rifatti altri due perché Fang è rotto. Ma, cioè, con l'overdrive, regà, al di là del muro. Quindi tu praticamente puoi stare a chillare nei tuoi bush dietro un muro, per esempio così.
Quindi l'avversario non sa neanche che tu c'hai l'overdrive, per esempio. Ma che si è fatto uccidere quello? Non ci posso credere. Raga, si è fatto ammazzare il ringhio. La vado a recuperare con Fang e l'overdrive. La vado a recuperare, ragazzi. La vado a recuperare. La vado a recuperare. Raga, stavolta non l'ho hittato. Mamma mia, 148. Sì, ma qualcuno dei miei compagni che mi aiuti. Cioè, ve li ho bombati di nuovo tutti. Sì, vabbè, però per favore non riperdiamo le gemme, eh. Cioè, per favore non riperdiamo le gemme. Sento, il ringhio ce la sta mettendo tutta per perderla sta partita, eh. Il ringhio ce la sta mettendo proprio tutta per perderla sta partita, regà. Niente, c'ha di nuovo 7 gemme. Oh mio Dio. Il ringhio proprio si sta impegnando per perderla questa partita. Rettifico e confermo, assolutamente. Il ringhio ce l'ha messa tutta per perdere sta partita. Va bene. Ok. Let's go, ragazzi. Ma è stato veramente un qualcosa di assurdo. È stato veramente un qualcosa di assurdo. Oddio, difficile far meglio di così, eh. Difficile far meglio di così. Forse Feng ce lo dovevamo lasciare per ultimo. Però andiamoci a leggere per bene Edgar. Dopo aver usato la super, la velocità di ricarica della super e quella di ricarica dei colpi aumenteranno per qualche secondo. Quindi vuol dire che la ulti e i colpi li ricarica proprio a profusione, Edgar. Ma io ve l'ho detto, sono i tank quelli che hanno beneficiato di più dell'uscita di questi overdrive, ma banalmente anche semplicemente per la meccanica in sé, cioè che tu più colpisci e più stai lì a ricaricarla, ricaricarlo l'overdrive ovviamente intendo, quindi il tank che sta lì che hitta se lo continua a ricaricare, ed è un qualcosa di pazzesco ovviamente. Ok, tra l'altro io ho ristartato a Raffa Gem, però ci può stare in realtà, eh. Ci può stare. Che faccio? Parto subito bello aggressivo col gadget o no? Ma sì, partiamo subito belli aggressivi. Tra l'altro non ci ho fatto caso. Ma il gadget... Giustamente Edgar ricarica anche l'overdrive. Sta cosa me l'ero persa, ragazzi. Avrete notato che questa volta ho trattato... i brawler in anteprima con degli shorts, i brawler quelli che dovranno uscire prossimamente, ma gli overdrive erano troppi e ho lasciato stare, ho detto tanto poi tra qualche giorno esce direttamente in game e va bene. Però ragazzi, mamma mia, me ne sono anche riandato con la ulti. Oddio, il gadget qui l'ho sprecato, eh. Effettivamente me lo posso tenere. Cioè, allora, attenzione. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ma di che stiamo parlando? No, ragazzi, Edgar è rotto così, eh. Edgar è rotto così, ragazzi. Edgar è su un altro pianeta in questo momento così. Cioè, ora, per carità... Nel senso, magari non so se anche nel competitive sarà così, non so se anche magari a certe coppe è così, non lo so. Io ovviamente, però ragazzi, qua stiamo parlando di un qualcosa di incredibile. Cioè, ora, per carità, ripeto, le mie sono partite di basso livello, ma anche io sono un giocatore di basso livello. E se sono riuscito a fare 10 kill, a pushare di continuo i miei avversari senza mai morire, è qualcosa di allucinante. Tra l'altro abbiamo fatto la serie di vittorie, quindi ci siamo beccati una coppa extra. Ma è incredibile, regà. Peggio di Feng. Ma tanto peggio di Feng, ragazzi. Edgar, tanta roba. Ok, adesso calmiamoci un attimo, perché Dynamite, regà, io non è che lo sappia utilizzare benissimo. Comunque, la bomba della Super genera altre bombe più piccole. Molto interessante. Quindi anche questo overdrive conviene sempre utilizzarlo in un momento in cui hai anche la ulti, insomma. Beh, diciamo che usiamo Babbo Dai Natale, eh? Cioè, diciamo che facciamo le cose seriamente. E in realtà Raffa ci sta, magari per i lanciatori. Penso che come mappa possa andare bene in realtà. Quindi continuiamo qui. Allora, un altro Dynamite. No, noi abbiamo due lanciatori. E c'hanno anche stu loro. Questa sarà tosta, raga. Questa sarà molto tosta. Allora, stiamo attenti. Ok. Allora, se riesco a mettermi qui e loro riescono a tenere lo stu,
Stavo per dire è fatta. Certo, è fatta se non mi facessi uccidere con tale facilità. Oh, però abbiamo già ricaricato quasi tutto l'overdrive, eh? Questo non è male. Ok, forse l'ho un po' sprecato questo gadget, ma volevo essere sicuro di bloccarlo, raga, perché... Mannaggia, ho sprecato sia il gadget che la ulti. Sia il gadget che la ulti. Allora, no, 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 quella torretta gliela dobbiamo assolutamente distruggere. Quella torretta gliela dobbiamo distruggere. Dobbiamo provare a prendere un altro po' di campo. Allora, andiamo. No, dai, come non l'ho hittato. Ragazzo, Dynamite mi sta spammando la vita. Aia. No, il Lula doveva giocare più centrale sta ulti, ok? Vincere la lane con lo Stu. Beh no, in realtà hanno ripreso bene, però l'avrei giocata diversamente comunque. Ok, c'ho l'overdrive, raga. Raga, Stu per un lanciatore è impossible da gestire. No! Ma sono due volte! Ma come fa 8 bit ad evitare i miei colpi? Che è lentissimo! Ma faccio così schifo! Ma a me poi, tra l'altro, soprattutto questo secondo mi sembrava abbastanza dentro. Allora, vai. Mamma mia! Le bombe che ha lanciato... Le bombe che ha continuato a lanciare! Guardate! Ah no, mi era finito l'overdrive. Non so se l'avete viste. Ha iniziato a spammare tutte mini bombette. E praticamente ho ucciso anche il Dynamite. Oh mio Dio. Vabbè, sì, ho capito. Di nuovo loro al conto alla rovescia. Vabbè, ragazzi, mi pusha così lo Stu, però. Diciamo che un po' infelice per noi questo matchmaking. Ok. Raga, noi purtroppo col doppio lanciatore non siamo mai riusciti a tenere bene il campo. Però pazzesco anche Dynamite, per quelli che lo sanno usare bene. Tra l'altro siamo stati comunque di nuovo i migliori, ragazzi. Cioè, incredibile, veramente incredibile, eh. Via via non abbiamo giocato male, mai, nessuna partita. Potevamo far meglio, però va bene anche così. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo i 2000 like. Vi ricordo soprattutto di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate degli overdrive. Ovviamente vi ricordo anche di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!